Eccoci pronti per i commenti di questo Napoli Spal 3-1, commenti che iniziamo dal capitano Montevino, anche se qui alle spalle abbiamo la classifica della Iolanda che insomma sarà commentata. Sentiamo prima. È abbastanza manilla, Sì, ma però, io ho detto un po' ristretta. Però vabbè. Te l'aspettavi, No. Cattivissimo. Che dici? Guarda, sicuramente la partita che ci aspettavamo, c'è soltanto quel gol subito che si poteva sicuramente evitare, però è stata fatta, secondo me, a livello qualitativo una delle migliori partite nel palleggio, nel fraseggio. Io credo anche in merito dei calciatori che hanno composto il centrocampo, sicuramente Lobotka tecnicamente è migliore di Dem e quindi ti consente, ti permette di agevolare il gioco in fase di uscita. Elmas è in un buon periodo, anche se oggi la prestazione è stata normale. Per il resto onestamente ottimo Insigne, ottimo Lozano quando è entrato, ottimo Caglione, Mertens il solito, in difesa tutti abbastanza bene, si è sofferto pochissimo, soltanto ti ripeto nell'azione del gol in un'altazione, per il resto buona prestazione, peccato perché tutto poteva essere più bello stasera se al Friuli di Udine ci fosse stato un risultato positivo da parte dell'Udinese nei confronti dell'Atalanta, non per il raggiungimento del quarto posto ma più che altro per sperare nell'ultimo mese, insomma, per farlo diventare un pochettino più caldo. Più caldo questo. No, più caldo di questo. Più interessante, più ma caloroso. Niente, proprio no, caldo no. Un po' più, Il Napoli secondo te un po' più, un po' meno, un po' uguale, stasera. Bene, Vabbè, ordinaria amministrazione, con tutto il rispetto per la squadra e con tutto il rispetto per Petagna che abbiamo fatto un buon acquisto, lui è un buon giocatore, è una buona alternativa secondo me. Ma tutti bravi, e poi c'ho il titolo per dopo perché. No, il titolo aspetta. No, titolo ce l'ho per dopo. Nonostante abbiamo altri. Ce l'hai per lui, insomma, insieme con l'energia azzurra, però a me il cuoricino mostra giovedì. C'ho il titolo sia per stasera che per giovedì. E intanto andiamo da Italia Media, tra poco, lo dico naturalmente per tutti, avremo modo di vedere anche le immagini, tra qualche istante ve le proporremo. Sentiamo anche telefonicamente il commento di Italia Media. Italia. Sì, allora io dico che questa partita era in realtà poi come ce l'aspettavamo, perché i calciatori del Napoli hanno tutto l'interesse a restare concentrati fino alla fine della stagione per tutta una serie di motivi, non ultimi anche il fatto di dimostrare di essere giocatori importanti. È stato un po' macchiato, diciamo così, il loro curriculum da una stagione balorda, però dopo aver visto anche l'idea di calcio che ha intenzione di proporre Gattuso, io credo che oltretutto loro si divertano in campo e sono fiduciosa che al di là delle temperature, no, del caldo a livello di emotività ovviamente che si auspica Francesco, ci siano veramente tante ragioni per cui questo finale di stagione possa essere estremamente interessante. Ve lo ripeto, questa è una squadra che adesso sta cominciando a far vedere di nuovo le proprie qualità e soprattutto Gattuso vuole far conoscere a tutti quanti il calcio che ha in mente ed è un calcio che fa divertire i giocatori in campo e come ci confermerà Francesco, quando si divertono non c'è poi obiettivo immediato che tenga. Grazie Italia, un abbraccio. La mia amica Roberta di Rienzo, un'ultra amica straordinaria, nota e ci fa notare che oggi hanno schienato solo i giocatori del Napoli. Ed è giusto così, quindi un 3-1 con 4 reti fatte da giocatori del Napoli. Solo da giocatori del Napoli. E va bene, accontentiamoci, prendiamoci un sorriso anche così. La leggiamo, poi tanto l'abbiamo già vista, la leggiamo per commentarla. Vai. Insieme mentre scorrono le immagini, potete veramente ammirare questa quantità impressionante di occasioni per il Napoli, di belle giocate, le vediamo man mano da tutte quante le angolazioni. Qui c'è
una meravigliosa conclusione di Insigne, che era però in questa occasione in fuorigioco, è stato rischiato un fuorigioco, ma era veramente una grande. Qui c'è una conclusione di Lozano che viene da un dribbling e una serpentina, ci sarà una bella parata del portiere, insomma, tanto da vedere, e tanto vi stiamo facendo vedere. Questa è la punizione di Goulam, bellissima, sulla quale vedete che bell'intervento per il portiere della spalla, insomma, devo dire, è una bella quantità di cose che starete lì a guardare mentre scorriamo la classifica di Yolanda De Renzo. Meret 6. Sì, insomma, non ha fatto molto, la spalla non ha creato grossi pericoli, come dicevamo prima, ha un 6 normalissimo. Vedi, perché lei non ha visto quella parata. Ah, certo. E pensavo un 6 e mezzo, forse se lo sai. Ci stava tutto. Si è dimenticato che ha fatto quella parata. Quale parata? Su Balò. Eccola qua, non ha visto la parata. Su Balò, di vero. Giusto. Avresti potuto fare un 6,2. Francamente 6,2, cioè alla fine una parata in una partita scherzo, intera. Dai. No, infatti ho detto quale parata, perché effettivamente perché cioè, sono state poche grandi conclusioni. Isai 6. Anche per lui, secondo me, ordinaria amministrazione, ma come un po' tutta la difesa. Per esempio, la coppia Maximovic-Koulibaly ha commesso un errorino in occasione del gol, però tutto sommato, visto che poi ha fatto una signora partita, era giusto dare la sufficienza anche a loro. Questa è la rete dell'1-0 di Mertens. C'è stato un po' di discussione perché si pensava a un fuorigioco, poi le immagini hanno ben dimostrato che Ciro era in posizione regolarissima, sì. E ci fanno veramente godere questo guardate che tocco da sotto, veramente straordinario. Questo è proprio di quelli che hanno. Lui adesso è anche in uno stato, secondo me, anche mentale alto, straordinario. Perché proprio altrimenti tiri la botta, cerchi via lo specchio. Qui invece. No, ma lui le fa ste cose. Hai tempo di. Ci ragiona, per questo è un attaccante intelligente. Eccolo qua, un meraviglioso gol, lo vediamo ancora una volta. Pazzesco. Nulla può veramente l'estremo difensore della SPAL. Diceva giustamente Yolanda, Maximovic, Koulibaly e Marioli, tutti sei. Ma perché io ho fatto sicuramente una pagella con dei voti un po' più tirati, ma anche in base all'avversario. Diciamo che la SPAL ha fatto giocare tanto il Napoli. È vero che ci sono stati dei momenti sul 2-1 dove comunque si è qui vediamo il fatto appunto, cioè, l'attimo in cui vedevamo la partenza regolare di Mertens. Scusa Yolanda. No, figurati, però non può metterti paura una squadra come la SPAL, ma soprattutto una SPAL, la SPAL come l'abbiamo vista al San Paolo. Non è una pagella da fantacalcio questa, è una pagella da... Analizzando la partita, sì, analizzando l'avversario, francamente, perché, ripeto, il Napoli ha fatto una buona partita, ma ha fatto una buona partita contro un avversario che non è mai stato in partita. Quindi, francamente, bisogna pensare anche al valore dell'avversario, cioè ho pensato anche al palo di Insigne, che è il quinto palo in questo campionato, lo rivediamo, bella combinazione, tiro precisissimo, portiere battuto, palo. E il portiere ha ringraziato il palo, letteralmente la guarda, ha detto grazie. 7 per Fabian Ruiz. Fabian mi è piaciuto tantissimo, c'è il suo zampino, secondo me questa è la rete dell'altro, diciamo, napoletano in quasi tutti i gol. Petagna, la rivediamo sicuramente da un'altra angolazione, male, però no, la vediamo bene invece, molto preciso e qui molto, francamente molto. Meretto non poteva fare granché, però non a caso vedi prima il 6, cioè dalla spalla prendi pure un gol, complice un pochino anche tutta la difesa, come dicevamo, quindi era giusto dare un 6 a tutta la linea difensiva. Invece 5 e mezzo Lobotka ed Elmas. Allora, Elmas ho sbagliato io, giustamente mi ha fatto notare Francesco che era suo l'assist per il gol di Callejon, quindi un 6 sarebbe stato il voto più opportuno. Lobotka non presentissimo in occasione del gol della SPAL, ricordiamo che è la SPAL e quindi in questo caso è normale che pesi poi in un'ottica voto e pagella, però è un 5,5 tendente al 6 sicuramente. Callejon 6 perché ha avuto tante occasioni e noi lo sappiamo che Callejon, insomma, è vero che fa gol, però poi dopo parecchie conclusioni le sbaglia, però è sempre prezioso nella fase difensiva, in ottica di gioco, quindi è un 6 anche questo, diciamo un po' tiratino, un 6 più non si può fare, quindi 6.
Uniamo i sette di Insigne e Mertens. Vabbè, qui non ci sono parole. Mertens se lo merita tutto per quel gol. Insigne è sfortunato per il palo, ma bravissimo veramente ad aiutare tantissimo in tutte le fasi di gioco. Abbiamo un senza voto per Manolas e per Milik, che hanno fatto niente, li lasciamo scorrere. Non li ho visti mentre molto. Analizziamo il 7 di Lozano, giustissimo dagli 7 secondo me, perché sta dimostrando veramente di voler essere fondamentale per questa squadra. Lo si è visto soprattutto nell'ultima occasione che ha creato da solo, cioè quella corsa incredibile dalla difesa fino ad arrivare davanti alla porta, dove è stato fermato dai due difensori della SPAL. Però se qualcuno avesse accompagnato quell'ultima azione dove lui si è fatto quella prateria da solo, forse quella sarebbe stato un gol. Non quindi... mi trovo se dai 7 a Lozano, dai 5 e mezza Elmas. Ma Lozano è il mio preferito, quindi allora un al di là di questo personale, e infatti non a caso ti ho detto sbagliato, perché Elmas dovevo dare 6. L'ho detto subito perché non mi ero, francamente è stato un errore mio, mi sono ricordata dopo dell'assist. Non lo so, capitano, la perdoniamo. Non lo so. Per me Elmas è un 6 e Lozano un 7, perché era anche un 7 di volontà, cioè è un Lozano che entra e vuole cambiarla la partita, quindi mi piace. Younes francamente ha avuto un buon impatto alla gara, anche qui insomma, quando ci sono dei giocatori che giocano meno minuti rispetto agli altri e entrano a gara in corso, se risultano decisivi, se hanno un buon impatto, è naturale che prendano un voto più alto. E vado al 7 di, anche se 5 e mezzo di Gulam, scusa, no, rischiavo di non commentarlo. Anche qui forse poteva essere un 6, però io da Gulam mi aspetto sempre di più. Al di là della punizione, ancora non riesco a vederlo fondamentale in questa squadra. Per la andiamo in conferenza stampa e salutiamo il capitano. Ciao ragazzi, diciamo una conclusione abbastanza particolare, un po' in attesa della conferenza stampa, che tradisce anche il nostro Salvatore Turco. Lo stesso Di Biagio ha detto: ma come è finita? Però c'è una situazione piuttosto strana, perché al di là di tutto perché sono in collegamento, quindi le domande arrivano da fuori rispetto alla sala stampa, che quindi vediamo adesso è appunto vuota. Tra poco arriverà anche Gattuso. No, dico, mi sembra strano che sia arrivata una sola domanda, cioè nel senso ha interloquito con un solo domanda Sky. Adesso c'è Gattuso che si sta sedendo e vediamo se invece con nel caso parlerà di Gattuso ci saranno anche altre questioni. Eccolo qua. È entrata pure un po' scenica, dunque intanto credo che facciamo dare un commento prima a Salvatore sulle creazioni. Sembra ormai insomma entrato in un suo personaggio molto definito, tranquillo. Anna faticavo lì o là, ma è l'allenatore pure dell'anno prossimo, e quindi insomma è quello che forse più ci interessa. Vedi, anche lui un occhio all'Atalanta, la commenta con il giusto distacco, però giovedì è una partita difficilissima. Questa è la rete di Caion che nasce a questo assist di Elmas, che va a riconquistare la palla e fornisce un assist straordinario. Dove la trovate una giornalista così umile nel dire ho sbagliato? Però intanto è rimasto così per domani. Però me lo potete cambiare per grazie. Favore quel 5-6. Ci teniamo al ragazzo, si comporta bene, il bravo guaglione, insomma è tutto. Riprendiamo con le telefonate, bravo, perfetto regia, mentre guardiamo anche però le... attenzione perché il giochino è 4 telefonate praticamente su 4 hanno dato il 2-0 come risultato esatto. Ha fatto 3-1 volendo avete vinto. Ma no. 3-1 fa 2-0. Intanto hanno vinto, chiedo alla regia, bravo. Lo vogliamo vedere adesso la classifica? Aspettiamo. No, facciamo un salto in classifica. Un saltino. Che è classifica aggiornata anche con il parziale di Parma, perché stanno giocando Parma e Inter. Ma tu che stai dicendo? Ma te lo dico, e il parziale. Attenzione, ci colleghiamo con Turco che è andato un attimo a Parma. Attenzione, quindi... vi saluto dal Tardini, dove il risultato è fermo sullo 0-0, quindi bianche. Il che significa che in virtù di questo 0-0 il Parma sale a 40 punti e l'Inter a
59. È passata 10 minuti però, cioè. Però si aggiorna comunque mettendo questo punticino a tutte e due. Sei, sono sempre loro. E come vedete 48 Roma, 45 Napoli, 42 Milan, questa diciamo battaglia per questo quinto posto, che è insomma un quinto posto. Diciamo che interesserebbe un po' a tutti la vittoria del Napoli sull'Atalanta. No, ma tu c'hai giovedì Atalanta e poi c'è la Roma. C'è la Roma dopo. Quindi è il momento, diciamo, il famoso crocevia. Di fare, non ho capito. Il crocevia. Mi metto una navigatura. Ma devi vedere però la Roma chi c'ha poi giovedì? E adesso studia subito, nel frattempo andiamo al telefono. Così. Andiamo. L'eroico telefonatore. Eroica, è una donna, una tifosa, wow. Elisabetta, buonasera. Buonasera, salve, buonasera. Buonasera. Benvenuta Elisabetta, ciao, grazie per la telefonata. Come vai da queste parti? Allora, no, io innanzitutto vi seguo sempre, perché preferisco seguire voi e non Sky, sinceramente. Grazie. Poi, oltre ad essere felicissima per il Napoli, volevo dire una cosa a Yolanda. Carina, grazie. Io seguo sempre da un po' anche in altre trasmissioni, no? Innanzitutto grazie. Io penso solo che la bellezza è un valore aggiunto, che si aggiunge in questo caso la competenza, e quindi indipendentemente da tutto ho trovato quel signore di prima estremamente misogino e sinceramente ne ho piene le scatole, perché sono una tifosa del Napoli, perché sono anche una persona che si interessa molto di calcio, perché spesso se c'è il mio compagno con me e stiamo vedendo una partita, le persone preferiscono indirizzarsi a lui e non a me, anche se dei due sono io che ne capisco di più, e quindi è una cosa che dovrebbe essere abolita. Io penso semplicemente che sei molto brava. Grazie. E il fatto che tu sia bella è solo un elemento in più, che dà qualcosa in più e non dà qualcosa in meno, solo questo volevo dire. Sei molto gentile e davvero molto, molto carina e solidale nel fare questa telefonata in questo momento, quindi io ti ringrazio doppiamente. E tieni duro, perché tanto capiterà sempre, capita spesso anche a me, però poi dopo vedi le facce che fanno quando tu rispondi meglio del tuo fidanzato, vero, quindi è molto divertente, vero? Sì, no, perché è la parte spesso più divertente. Lì è molto molto divertente, soprattutto poi quando se la prendono. Non so se hai notato, adesso facciamo un po' di inciuci tra donne, non so se hai notato che spesso l'uomo tende a vedere la partita anche con certe antipatie nei confronti di alcuni giocatori, no? E allora tu stai lì che guardi la partita in silenzio, perché insomma ti piace guardare la partita e non inveire magari contro un giocatore piuttosto che un altro, e poi proprio quel giocatore in particolare di solito sorprende con una giocata pazzesca, e esatto, sei tu lì che ti puoi sfogare e puoi dire: ah, ma scusami, prima non avevi detto questo, esatto, questo e quest'altro. Lei capita spesso con Insigne, che amo molto, invece viene molto bistrattato e che diciamo spesso risolve le partite, adesso con gol, con assist, però comunque mi capita spesso. E lì ti diverti, perché loro dicono insulti vari, invece tu te ne esci col commento tecnico e dici: esatto, guarda un po' là che cosa ha fatto, e loro bomba, ammutoliti. Adesso se mi generalizzate, poi fate lo stesso errore. No, però succede spesso, voi uomini. No, non... Allora scusami, Elisabetta, cosa dovrebbe dire Salvatore Turco, che è un sex symbol riconosciuto? No, io ti dico la verità. È proprio disarmante. Ma guarda, che proprio perché è così buono, allora, non se viene sempre preso in considerazione. Se mi si inquadra cortesemente. No, ma è meglio per i gol del Napoli, tu dovevi guardare. Ci sono i gol, dai. Ma stanno vedendo i gol. Ma possono anche vedere. Vabbè, sei messi qua. Vabbè, cioè, cara mia, anche io vengo bistrattato sempre per la mia bellezza. Certo. Mi vedi? Elisabetta, dopo tutto questo bel discorso, tu mi sghignazzi in faccia a tutti. No, ma perché è troppo divertente, mi dice. E non è la ragione, sola, la bellezza non deve essere, ma è semplicemente un diciamo un plus. La bellezza è un plus, ti vogliamo bene pazza, Elisabetta. No, ma è vero, è così. Ti vogliamo bene, grazie. E grazie, grazie a voi, grazie. Ciao, grazie sempre, ancora, grazie, un abbraccio. Che vuoi fare, noi belli. Ma tu pensa se quando ha chiamato, non mi ricordo manco come si chiama, noi adesso anche solo per scherzo avessimo detto: bravo, hai ragione, guarda come si mette. Era finita, ragazzi. Mamma mia, giustamente se la sarebbero presa con voi.
voi, va bene. Ma appena appena, un'antecchietella. Dunque, intanto vi siamo fatti una scorpacciata rivedendo le tante azioni, i tanti gol del Napoli, comunque tre non sono certamente pochi. Tu hai controllato il prossimo turno la partita della Roma, ho visto. La Roma è impegnata in casa contro l'Udinese. E non mi piace questa cosa. Nemmeno sta cosa mi piace. Diciamo che insomma, sì, anche grazie. Se la Roma ogni tanto qualche cifarione lo piglia, però non lo so, è un po' difficile, è tutto difficile, è tutto giovedì. Si è detto di fare il percorso senza guardare gli altri, fare più punti ma possibili, questo, e va bene, dai. Come no. Sì, però un piccolo sguardo lo diamo. Perché tu se non guardi succede, se guardi non succede, capito? Allora non tu devo guardare. Fai un po' col l'indifferente, stai sempre a guardare. Ti abbiamo messo là proprio per questo, così non guardi. Sono vicino film di cada partita. Ladies and gentlemen, una telefonata in inglese. Salutiamo Carlo, buonasera. Claudio, ma mi fai confondere, ogni volta che parlo io parli tu in mezzo, ma come è geloso. Niente, mi dicono che è caduto Claudio, quindi Claudio, se ti va di richiamare siamo qui. E perché era Carlo, ma perché mi chiamo Claudio? No, era Claudio. Tu sei diventato una specie di disturbatore con licenza però di farlo. Con licenza di attenzione. Allora, mancano... attenzione. Posso per collegarmi dal Tardini? Ancora ci colleghiamo con il Tardini e Salvatore Tur. Dove al quindicesimo sigla Gervinho, una reazione ubriacante, gol Gervinho. O tengo pure in fan da calcio, bravo Gervinho, 1-0 per il Parma. Tra l'altro sicuramente sarà stata un'azione ubriacante conoscendo Gervinho. Tra parentesi, adesso non me ne voglio, ne ho un discreto numero di diciamo amici interisti. Se rimettiamo la classifica, io sono già due settimane. No, tremendo, sono già due settimane che gli dico: se proprio dobbiamo fare la corsa su qualcuno, facciamola sull'Inter. Capito? Perché mi sembra addirittura più abbacuto. Ma come siamo 5-6 punti sopra? Non lo so, ma non vincete mai. No, io sono molto curiosa di, cioè, vogliamo dare così anche una formazioncina dell'Inter, perché vorrei capire se ha fatto scusate, perché questa è curiosità una mia, formazioncina dell'Inter, curiosità mia personale, me la vado a controllare subito perché mi sto stranendo un attimo. Ma si paga, cioè, però sta cosa. Nel contempo torniamo al telefono. Claudio è tornato, buonasera. Buonasera a tutti. È tornato nel senso che era uscito, ho capito. Chi hai comprato di buono? Andavo per soldi, ma purtroppo andavo per soldi, per carità, fermati. Intanto, vabbè, io il direttore praticamente ogni 2-3 anni mi fa cambiare canale perché lo seguo dovunque lui va. Dallo con questo direttore, porta malissimo, ho smesso, mi dirigo io a casa appena possibile, questo sì. Niente, poi volevo fare un apprezzamento per gli amici, vabbè, insomma, di Ultimo Stadio, e adesso c'è un rappresentante qui. Devo dire, io non so, io ho 50 anni, fino a 5-6 anni fa io non li conoscevo, insomma. Ma da dove sono usciti fuori? Perché secondo me attualmente sono i migliori comici che abbiamo nell'area partenopea. Grazie, pure perché 5-6 anni fa non c'eravamo con Ultimo Stadio, ci siamo da 3 anni. Sì, vabbè, in ogni caso io dico pure sì, con altre produzioni, sì. Produzioni, insomma, perché poi adesso avete anche fatto su Canale 8 produzioni, sono andate. Che sono 3-4 opere proprio comiche. Secondo me le potete esportare in tutto il mondo. Allora, guardate, io tutta questa storia, dovesse mai finire così la partita di Parma, dovesse mai finire così, io continuo a dire che Inter 58, Atalanta 57, come stanno le cose, se proprio devo pensare a fare la corsa su qualcuno, e io non ci penso, da tifoso del Napoli dico che ormai sono troppo lontani, ma io penso più all'Inter. Ma io stavo controllando proprio la formazione per vedere se aveva qualche defezione. È un quarto d'ora di gioco. Sì, ho capito, ho letto Gervinho mette a sedere Candreva. Però già il Sassuolo ha fermato l'Inter, pure il Parma che non può essere da meno.
Perché no? Perché no? Ringrazio l'amico ancora per i complimenti. E visto che abbiamo un pubblico internazionale, fateci salutare anche il nostro amico Jacques Perdy. Che sostiene anche lui, già prima della partita, che se proprio devi fare la corsa con qualcuno, sostengo anche io che bisognerebbe pensare all'Inter. Aggiunge anche, comunque siete tutti bellissimi, naturalmente lo fa. Tranne Turco, mi sembra la solita piangeria. L'ha, l'ha scritto, vedi bene? Sì, tra parentesi, vedi? Sì. Tranne Turco, io l'ho letto da qua. Il tuo amico Conte avrà un diavolo per capello, che scrive Pippo. Più se ne mette, peggio è, evidentemente, per lui. Insomma, la situazione lì è abbastanza drammatica. Allora, attenzione, siamo quasi in zona titoli, perché tra poco arriveranno ovviamente le altre telefonate, altri amici che vorranno commentare con noi. Mi arrivano veramente messaggi di grande apprezzamento estetico, anche tecnico, ma estetico nei tuoi confronti. Gente che insomma. Oh, ma adesso noi perché dobbiamo giocare l'amore di, della battuta? Ma Pasqualina, no, vogliamo dire che bell'uomo è Turco, per favore? Dai, non fa così però. Pasqualina, vedi? Non lo può dire Pasqualina per motivi, no, di contrattuale. È un bellissimo ragazzo, davanti. Però io da qui di profilo, cioè profilo, vedo un profilo e vedo lo so. Cos'è l'aureola? L'aureola, è un sant'uomo. Quella mia fidanzata è una santa praticamente. Quella santa donna veramente. Sì, a croce rosso. Tra l'altro oggi ho visto anche un selfie bellissimo. Che carino, che dolce. E non ero lì, capito come si fatto. Ho messo un selfie al mare con la fidanzata, ma lui era qui. Una delle dei momenti più attesi dell'ultima parte degli Energia Azzurra sono i titoli, il titolo, oggi addirittura ne ha due, è una cosa incredibile, no, non vediamo ne ho uno. Ha letto uno per oggi e uno per giovedì. Vale per due. Quindi vale mezzo titolo. No, vale per due giorni. Dice vai mezzo titolo. Un titolo solo per due giorni. Ok. Però devo fare due titoli. Ok, allora ce lo prendiamo adesso? Prendiamolo. Attenzione, può io essere motivo pronta, di... Posso? La prego. Visto che Napoli ha battuto la SPAL, vabbè, ordine d'amministrazione però, e stiamo aspettando insomma la partita di giovedì con un'Atalanta che ci sta davanti e dobbiamo rincorrerla, beh, ed è pure forte, guardiamoci le SPAL. Bravo. No, io però mi aspettavo di due più, cose. Mi fa piacere che tu l'abbia capito. Guarda che è un evento proprio. No, perché è stata troppo attesa, sai quando fai una presentazione troppo pomposa, qualcosa, è quello che ti ha penalizzato nel mio caso, perché altrimenti l'avrei gradito. Ho visto 5 e mezzo a Elmas. Ragazzi, io mi chiedo scusa personalmente, me lo potete alzare di mezzo voto, anzi un voto in più, vi prego, 6 e mezzo, vi prego, perché altrimenti domani poi mi linciano in tutti i programmi di Canale 8, mi sono dimenticata, mea culpa, mi sono dimenticata. Tra poco torneremo al telefono, tra poco. Pochissimo. Diamo uno sguardo a quello che è accaduto però in questa domenica importante, Milan-Roma 2-0, Napoli-SPAL stanno giocando, Sampdoria-Bologna, ha vinto Bologna a Sampdoria per 2-1, Sassuolo e Verona alla fine hanno pareggiato. Sì, alla fine si sono messi d'accordo, detto, vabbè, non è, vabbè, va bene. E l'Atalanta ha vinto ad Udine per 3-2. Sempre sull'1-0 Parma e Inter che sono al 22esimo e quindi insomma hai voglia che vogliono giocare. I giocatori dell'Inter si sbracciano e chiedono il rigore. Attenzione, Fabio Maresca infatti ha interrotto il gioco, si va al VAR. Vedete ragazzi? È sempre così, Marotto, pronto, ci dobbiamo al telefono? Vedi chi c'è? Sì, vedi chi c'è? Mi sa che ha chiamato anche la settimana scorsa, un nome molto particolare, pronto Eracle. Salve. Mi piace Eracle, tra l'altro, come non me l'avevo già detto. Ciao Eracle. Ciao Eracle. Salve, buonasera, chiedo scusa ma non fu colpa mia, Eracle, ascoltaci dal telefono. Eracle, sei infilato in una specie di film di fantascienza. Allora, Eracle, fermati un attimo, Eracle, abbassa il volume del televisore e ascoltaci al telefono, altrimenti tra quello che senti che dici tu, che lega qui chiama lui, non sì, si capisce perché. Sì, ho capito. Abbassa. No, ho capito.
Chiedo scusa. Prego. Chiedo scusa, ho sbagliato io. Attenzione, allora, io... attenzione, Eracle. Sì, niente rigore per l'Inter. Ah, che bello. Allora, ma su Paolo Marotta gli viene sicuramente un attacco effetto. Sono qualche settimana che gli passa. Vabbè, comunque, prego, Eracle. Allora, vorrei dire solo due cose. Adesso bisogna stare coi piedi per terra. Sono due partite molto, molto, molto importanti. Sia con l'Inter, sia con l'Atalanta e sia con la Roma. In Napoli quest'anno potete fare qualcosa in più. Io il 99%, forse mi sbaglio, la coppa la do solamente ai giocatori nostri. Perché se loro avevano l'amore per la maglietta e soprattutto l'amore per il bene che per i napoletani, loro potevano fare qualcosa molto 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 di più. Io sono rimasto deluso, però fino adesso diciamo che siamo un po' lontani rispetto a due anni fa, l'anno scorso con la classifica. Io spero che il Napoli almeno qualcosa di buono finirà. Speriamo. L'unica cosa che voglio dirvi, ringrazio a voi che mi avete dato questa possibilità e voglio solamente ringraziare tutte le persone che non ci sono più e spero che questa, diciamo, questa tragedia finirà. Speriamo, forza, grazie per il fatto che giustamente ogni tanto noi per fortuna abbiamo grazie a te, grazie Igor, no, hai fatto benissimo ed è giusto, peraltro vedi nella bravo, programmazione era, di una televisione ci sta tutto, no? Abbiamo programmi che approfondiscono temi diversi, c'è uno spazio nel quale magari si vuole sorridere, io ho approfittato impunemente anche qualche volta quando le cose erano veramente tristi, si è sfrogoliato qualche amico attore come Salvatore per sorridere ci siamo proprio sfrogoliati in un momento nel quale effettivamente c'era grande paura e in questo momento ecco una trasmissione di questo tipo parliamo con grande piacere e sorridiamo di un momento felice per il Napoli, poi sapete che ci sono tanti altri programmi nei quali continuiamo ad approfondire temi diversi e lo facciamo ovviamente con l'attenzione. Prima di andare a un'altra telefonata, io vorrei dire a questa signorina con la minigonna che è già stata pubblicata la sua classifica sul sito ufficiale di Canale 8 e che al momento ci sono circa 60 commenti contrari ad alcuni voti che lei ha messo, in particolare quello di Elmas. Lo sapevo, vedi, devo sempre fare ormai quel che è fatto clamore, non si può. Per favore potete scrivere niente, ormai un commento c'è qui, guarda, sulla pagina Canale 8, Facebook, vedi, Canale 8 è finita, ormai è pubblicata, potete scrivere, se no ci vado io personalmente, andate sulla pagina di Canale 8, no, poi ci vado anche io e scrivo io Landa De Rienzo non voleva dare 5,5 gli è scappato, gli è scappato, l'è scappato, gli è scappato, sia chiaro, non volevo dare 5,5 l'Elmas, straordinario, andiamo a telefono, è finita adesso, cioè adesso non posso più uscire di casa, niente, è finita, cosa, pure dico, Elmas, pure Elmas adesso, perché mi hai dato 5,5, come te lo devo dire, mi sono dimenticata del tuo assist, errore mio, dobbiamo fare le pagelle in onda con il cellulare mentre stiamo guardando la partita, cioè capisci, comprendi. Quel negrino sopra, c'è quel dittatore che bravo. Dice mi devi mangiare la pagella in un minuto e tu sei lì, questo era un po' Maccio Capatonda, non so se vabbè adesso gli è scappato, no, ma per altri motivi pu. telefonata magari salutiamo Giovanni da Ravello, buonasera Giovanni da Ravello, buonasera, che bello, meraviglia Giovanni, facci godere, descrivici, tu ti puoi affacciare sulla tua splendida Ravello oppure sta a Ravello ma chiusa a casa che non si vede no. Niente, voi venite quando volete, noi vi accogliamo a braccia aperte, specialmente le signorine, ah. Vedi? Fammi scrivere sulla pagina di Canale 8, per me va bene così, non c'è problema, ho capito, vabbè ma noi non fa niente, non veniamo, ti facciamo stare più quieto. Senti, che volevi, a parte gli inviti simpatici, volevi parlare della partita del Napoli? No, io volevo dire una cosa semplicemente, volevo dire, è pur vero che noi siamo indietro con i punti, con i risultati, l'anno scorso andavamo meglio sicuramente,
e non mi dilungo per tutto quello che è successo, però non dimentichiamoci che comunque abbiamo vinto una Coppa Italia. Infatti. Mentre gli altri anni ci siamo avvicinati ma non abbiamo vinto nulla. Oh, al di là degli errori che ci sono stati, al di là di Angelotti, che anch'io reputavo un grandissimo, ed è un grandissimo, soltanto bisogna anche capire la mentalità di napoletano e bisogna capire tante altre cose, ma nel contesto io non mi lamento, io di Gattuso, a dire la verità, sì, le prime 3-4 partite, ma ricordiamoci in che contesto è venuto questo povero ragazzo. Bravo. Questo è venuto in un contesto di disastro, un contesto di abbandono della squadra, un disastro, ma non ne parliamo. Però diamoci fiducia. E vorrei dire anche un'altra cosa: comprare un altro attaccante per cambiare Milik è un grave errore, perché Milik è un giocatore giovane, ricordiamoci che è venuto da due gravissimi incidenti, cioè tutte queste cose la gente le dimentica. Io questo voglio far capire, bisogna dare fiducia a questa gente. E poi, se questo signore andrebbe alla Juve o al Milan, ma non è detto che giocherebbe poi sempre, specialmente alla Juve non giocherà quasi mai, farà panchine, e non gli conviene stare poi a Napoli. Beh, qui la convenienza, a parte quella del giocatore, che tu naturalmente dovrà valutare, è quella di un professionista che magari si vede inserito e che ha il sano orgoglio di poter dire: magari io mi gioco a questa carta, so di avere delle chance da giocarmi, so di farmi valere, magari guadagnare più spazio. Però io sono abbastanza convinto, fratello Yolanda, che una delle ipotesi diciamo è che se Napoli non cede bene Milik, se lo tenga, anche sì, se infatti ha un altro anno di contatto, giusto? Ma infatti secondo me Napoli sta aspettando Milik, l'abbiamo detto nel corso della partita quando ma abbiamo... è chiaro, cioè... ma è chiaro. Se ci sei ancora, bene, no, sta aspettando Milik, sta aspettando una sua risposta, è un po' un gioco delle parti, no? Tende sì, a... ci sono ancora, vi voglio anche salutare e darvi la buonasera. Buonasera. Un abbraccio, buonasera. E grazie, viva Ravello, che meraviglia ragazzi. È un po' il gioco delle parti, insomma, se sei abile da direttore sportivo e giunto glielo è, come è abile tutto lo staff del Napoli, provi un attimo a tirare la corda, a dire: guarda, la mia offerta è questa, accetta. Poi è normale anche che Milik abbia altre offerte, poi dopo, quando magari il campionato finirà e si muoveranno delle pedine in maniera diversa, capisci se, per esempio, facciamo l'esempio, quella della Juventus è una corte reale o è solo una corte di disturbo. In questo senso il Napoli rimane alla porta, perché è ben consapevole che un giocatore come Milik poi va rimpiazzato, e questo l'abbiamo già detto, con un giocatore di uguale caratura o di una caratura più alta, e anche lo stesso Gattuso se lo aspetta. Quindi vedremo quello che accadrà, è una partita completamente aperta, diciamo che forse le due squadre sono ancora a centrocampo e poi vedremo chi riuscirà a fare i gol. Bene, va detto, a proposito dei commenti che mi stanno arrivando, io devo ringraziare l'amico, mi ha fatto una tirata di qualsiasi cosa, ha detto: guarda, ma io se ti volessi vedere in HD, perché io nei posti lancio la trasmissione, ho detto: vabbè, ma allora sul 13 sì, naturalmente, sì, eccetera, ed io ti vedo sul 513 in HD. Fantastico. Quindi è così, impari, ignorante, mi ha detto giustamente. Cioè, turco in HD. Turco in HD è veramente qualcosa che fa sul soffrire. 513? Sì. Non ci meno male niente. Che 503. Cioè, HD si vede tutto, capito? Beh, meno male che ogni piccolo problema, meno male, signori, che però. Pasquale Eppure Asana... stai sempre lì a chiedere le luci, al tecnico delle luci qui in studio, puntatemela così, puntatemela con lì. Mi vogliono, qui ho ombra sul viso. Che arrivano, cioè, è più forte di me. Senti, c'è una telefonata, meglio che gliela facciamo. Sì, salutiamo Claudio, buonasera. Claudio. Buonasera. Buonasera, da Claudio. Sì. Claudio da Claudio, no? Eccoci. Buonasera. Vai. Buonasera. Sì, no, vi volevo dire, no, che sono passati tanti anni e gli arbitri fanno sempre questi sbagli. Gli arbitri fanno sempre questi sbagli, c'è tanto da dire, insomma, su questa cosa. Che sbaglio in particolare? Perché ne fanno, insomma, ma anche i giocatori fanno, insomma, anche i dirigenti, i presidenti. Il rigore della Lazio con la Fiorentina non c'era.
Ora c'era il rigore per l'Inter, non gliel'hanno fatto. Vedi, poi a volte gli errori ci stanno simpatici, altre volte ci stanno antipatici. Ma il calcio, secondo me, è corrotto già da molti anni. Allora, se dici errore è una cosa, se parli di corruzione è un'altra. Gli errori credo che ci siano. Tu parli di corruzione, è sulla corruzione, insomma, quindi ritorno al mio solito discorso. È corruzione e incompetenza. Allora, sono sempre anche qui cose un po' diverse. L'incompetenza è un discorso, perché insomma, io pur sto caso incompetente. Secondo me, ma la corruzione è diversa. Dovrebbe giocare prima a calcio e poi fare gli altri. Anche questo, perdonami, ci sta, però va detto che tanti allenatori straordinari non hanno mai toccato un pallone. Questo pure. Guarda, io posso dire di non per difendere la categoria, perché posso dire una cosa? Senti, però noi non ti diciamo che hai torto, ma manco ci può dire che abbiamo torto noi. Hai detto la tua, va bene. Noi altri che insomma ti abbracciamo, però sul discorso degli arbitri. Insomma, continueremo a parlarne e noi che dobbiamo fare? Ogni volta che vediamo qualcosa che non va, la facciamo rivedere, certo, la analizziamo. Volevo fare i complimenti a Yolanda, che è una persona grazie, molto avanzata mentalmente. Avanzata. Anche nell'età, non so vedere. Grazie. Brava. Però guarda, ti dico una cosa sugli arbitri, veloce. Quando vediamo un giocatore in campo, ricordiamoci sempre che quel giocatore è un ragazzo, è un uomo. Quando vediamo, non lo so, un allenatore, ricordiamoci che c'è una famiglia a casa. Lo stesso discorso, francamente, ve lo faccio brevemente anche sugli arbitri, perché ricordatevi che questi ragazzi che scendono in campo, è vero, ci sono quelli che arrivano in Serie A e che guadagnano tantissimo, però ci sono anche quelli che combattono nelle categorie minori, che prendono 10 treni, per 10 no, magari 2-3 per arrivare a destinazione, che si pagano la benzina da solo e devono arbitrare una partita difficile, dove magari si beccano 3.000 insulti. Quindi ricordiamoci che anche gli arbitri fanno una gavetta e che magari possono sbagliare. Sono d'accordo quando mi dici che ci sono delle falle. Le falle vanno sicuramente coperte con un regolamento diverso e magari con uno studio diverso, e credo che magari Rizzoli e gli altri stia studiando in questo senso. Mille volte diciamo perché non possiamo parlare con l'arbitro quando finisce la partita per capire perché ha deciso in un senso o nell'altro. Prima o poi forse si arriverà anche a questo. Allora, ci aggiungo solo una cosa mia, ma da appassionato anche di altri sport: quando finalmente potremo ascoltarli, non solo nel dopo partita, ma anche durante, che spiegano magari il dialogo tra VAR e arbitro, o l'arbitro dopo il dialogo che fa, come nel football americano o nel basket. Attenzione, abbiamo visto questo. Non dico tutte le partite di football, ma quanti di noi sarà capitato di vedere il Super Bowl? Che figata quando senti, no? Come si comunicano. I professionisti lo fanno, insomma, qui ormai hanno montato di tutto. Stiamo per dire una cosa importantissima, grazie ai nostri partner. Li salutiamo e ringraziamo Energas, Euronix Gruppo Tufano, Cennamo Arredamenti, Facile Rent, Un Altro Caffè, Afiro Marinaro, Zommiguana, VMD Gioielli, 261 per Lebra, la 67 per lui. Grazie mille. Vogliamo ringraziare anche questi straordinari compagni di viaggio. Uno sarei, insomma, come da contratto svignato, perché poverino veramente deve arrivare un po' lontanino, il nostro grande capitano, che però sarà con noi giovedì. Mentre salutiamo restano... quindi Francesco Montervino, la splendida Yolanda De Rienzo. Però posso dire che ero Yolanza in apertura e adesso sono Loranda. Però è lui che parla sempre sotto di me. A causa sua devo anche ripetere lo stesso. La splendida Yolanda De Rienzo. Salutiamo Salvatore Turco e grazie mille. Salvatore Callise. Un abbraccio alla splendida Pasqualina e ci vediamo giovedì. Come cascasse il mondo, siamo qui alle 18, sempre là. Tu vieni però, tu avviene prima. Io alle 18 sono qui. Pronta come? Tu sei la partita stellumi. Da qua. Un abbraccio ragazzi, grazie, forza Napoli. Siamo mai sti due a partita, tu che fai quanto? No, ma non è possibile.